Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz e benvenuti per questa nuova diretta di Spazio Aperto. Con voi, come sempre, Antonella Intrano. Ugo Lombardi. Salutiamo la nostra regia, Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario, grazie sempre per il tuo supporto tecnico. Buonasera a Ciao tutti Rosario. quanti dalla regia qui. Buonasera, buonasera, buonasera. Salutiamo Massimo Bonella, editorialista di Pianeta Oggi TV.net da Venezia. Ciao Massimo. Ciao Massimo. Sì, buonasera a tutti. E diamo il benvenuto all'ospite di questo pomeriggio. E col nostro grande piacere è con noi Flavio Ciucani. Ciao Flavio, ben trovato. Buonasera Flavio. Buonasera a tutti, grazie a voi. Grazie a te. E, i nostri ascoltatori, ormai gli ascoltatori di Radio Saiuz ti conoscono perché per fortuna sei una presenza abbastanza assidua durante la programmazione della radio, ma ricordiamo che Flavio Ciucani è uno storico, un ricercatore, esperto di apparizioni mariane, profondo conoscitore del fenomeno degli stigmatizzati, nonché autore del libro Il segreto negli occhi di Maria da Nazareth a Guadalupe, Edizioni Mediterranee, volume che io consiglio sempre a tutti coloro che possono naturalmente di procurarselo e di leggerlo perché è una lettura estremamente interessante quella che Flavio propone ed è soprattutto una spiegazione approfondita del segreto appunto celato negli occhi della tilma della Madonna di Guadalupe. Quindi, se vi è possibile, insomma, procuratevelo e leggetelo perché è davvero estremamente interessante. Con Flavio questa sera parleremo di tantissime cose. Prima fra tutte, vi informeremo della nuova trasmissione che partirà dal prossimo sabato, l'8 di aprile, alle 9:30, sempre qui su Radio Saiuz, la prima trasmissione mattutina di Radio Saiuz che si intitolerà Cristo tra storia e mito. Quindi già il titolo vi dà un po' l'idea di quelle che saranno le tematiche affrontate, ma approfondiremo con Flavio l'argomento a brevissimo. Per il momento passo la linea a Rosario Moreno per i saluti al network e a tutto il condominio di Radio Saiuz e di seguito a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego Rosario. Bene, grazie Antonella, buonasera a tutti quanti. Velocemente passo ad elencare le nostre radio, quelle del network. Quindi questa trasmissione va in onda a reti unificate su Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana, Modena Noi Radio, sempre da Modena. Siamo presenti anche sui canali TV, la web TV di Radio Saiuz, sul sito radiosaiuz.it, su Facebook, su YouTube e su live stream. Antonella, a te la palla, come si dice. Che io rimpallo a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego Massimo. Sì, grazie. Dunque, lo spazio delle notizie. Sono le news in primo piano. Iniziamo con la prima. Ruby Ter, la Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, ha presentato richiesta di costituzione come parte civile nel processo Ruby Ter, cominciato stamattina a carico di Silvio Berlusconi. L'ex Premier è accusato di corruzione in atti giudiziari. Il reato contestato vede tra le persone offese anche la Presidenza del Consiglio in rappresentanza del Ministero della Giustizia. L'altra seconda notizia in primo piano è la seguente. Ci spostiamo a Pavia. Un'altra ragazzina 14enne sarebbe stata punita perché non si adegua ai valori della famiglia musulmana a Pavia, riporta il caso la provincia pavese. Il Tribunale dei Minori di Milano ha tolto temporaneamente alla famiglia marocchina la ragazza per affidarla a una comunità. Sarebbe stata percossa e addirittura pensate frustata dai genitori e dal fratello perché secondo i familiari non voleva andare a scuola, rientrava tardi e si vestiva troppo all'occidentale. È stata lei a denunciarli dopo essere finita in ospedale con 31 giorni di prognosi. Interviene il legale della famiglia, la religione non c'entra, i genitori contestavano i comportamenti ribelli. Poi a questi signori non si capisce perché, visto che odiano l'Occidente, non se ne stanno a casa sua. Primo. Secondo, non si capisce come mai poi, quando li andiamo a interrogare, fanno i finti tonti. Alle 18:43 vi restituisco subito la linea per la conduzione di Spazio Aperto. Noi ci sentiamo alle 22 e qualche minuto per i prossimi aggiornamenti. A voi.
Grazie Massimo Vanella. E torniamo qui nel nostro studio virtuale con Flavio Ciucani. Flavio, ci sei? Sono qui. Benissimo. Allora, noi siamo estremamente contenti di averti questa sera come ospite, ma lo siamo ancora di più per questa nuova avventura che comincerà sabato 8 aprile, lo ripeto, alle 9:30 qui su Radio Saiuz. Cominceremo con te questa nuova trasmissione che abbiamo deciso di intitolare Cristo tra storia e mito. Diamo qualche ragguaglio così ai nostri ascoltatori di modo che possano poi tornare qui su Radio Saiuz sabato mattina. Abbiamo scelto questo titolo perché naturalmente Cristo non può essere incluso, recluso nella sua realtà storica o nella sua realtà divina. È un problema collocarlo. Ma effettivamente il problema di Cristo è un problema reale, è un problema. Noi abbiamo tanti problemi. Il problema di Cristo è fondamentale perché noi ci affidiamo sempre ad un credo, noi ci affidiamo al fatto che siamo stati educati in questa religione, e abbiamo vissuto con questa religione. Ci sposiamo, ci battezziamo, ci cresimiamo, poi però non sappiamo effettivamente se colui al quale noi poniamo fede abbia una consistenza storica, anche perché poi il problema fondamentale non è tanto la consistenza storica, quando che questa persona, Gesù Cristo, si è dichiarato Dio e di conseguenza si crea un altro problema. Il problema della nostra fede e il problema della nostra capacità intellettuale di capire cosa volesse dire. Quindi diventa problema nel problema. Poi una cosa fondamentale è questa: io credo che oggi i ragazzi sono abituati ad avere delle risposte, a volere delle risposte. Oggi attraverso la tecnologia, attraverso diciamo, il ragionamento, i giovani, e non solo i giovani, vogliono risposte immediate, risposte chiare. Non siamo più nel Medioevo in cui uno nasceva cristiano e non si poneva il perché fosse cristiano. Oggi c'è bisogno delle risposte, c'è bisogno di un'analisi, c'è bisogno anche di fare autocritica su tante cose sulle quali noi abbiamo sempre creduto. E quindi è necessario rivedere questo personaggio sotto diversi aspetti che lo riguardano, ecco. Flavio, in effetti credo che si debba anche un po' parlare di una programmazione, una programmazione che solo una struttura ben organizzata ha pensato di diffondere i dettami della religione, qualunque essa sia, attraverso persone, esseri spirituali così di alto livello. È solo un programma precostituito, credo, possa prevedere una iniziativa, diciamo, corale che ha interessato tutti noi nel mondo. Credo che ne pensi tu di questa. Ma lui, il problema, guarda, il problema non è proprio questo, questo è quello che è visibile, cioè quello che è immediatamente visibile. Noi consideriamo sempre il cristianesimo come una religione, ma la religione non è nata. Gesù Cristo non ha mai parlato di religione, non ha mai parlato di una come si dice, di una chiesa costituita, precostituita, e non ha mai parlato di preti, di prelati, diciamo di istituzione vera e propria, e di conseguenza non si capisce, se non si va a cercare, come mai un gruppo di persone abbiano potuto diffondere in tutta diciamo, il mondo conosciuto all'epoca, come abbia potuto diffondere
la predicazione di quel Gesù che per di più era stato morto ammazzato, quindi non è che diffondeva il discorso di una persona diciamo che avesse parlato ex cattedra, quindi da persona importante, da persona conosciuta, da persona diciamo ben vista, eccetera. Per cui questo qui è un altro problema, dobbiamo risolverlo. Noi consideriamo però un'altra cosa. Noi dobbiamo considerare che dalla rivoluzione francese in poi la nostra mentalità è cambiata. Noi parliamo un linguaggio che è il linguaggio della, diciamo, del raziocinio, del ragionamento, un linguaggio diciamo più critico, che viene da secoli di illuminismo, e quindi è un linguaggio che comporta per forza una mentalità scientifica, chiaro, e di conseguenza necessità di prove, necessità di approfondimenti, necessità di sapere ciò che effettivamente è accaduto. Se noi consideriamo invece che tutto ciò è stato trasmesso tramite una organizzazione perfetta, ci troveremo a dover ammettere che in qualche maniera Fabio. Sì, pronto? Evidentemente pronto? Sì, pronto, sì. Chiedo scusa, scusami Flavio, è caduta la linea con Bari. Sì, infatti. Allora aspetta Rosario, io tento di ripristinarla, nel frattempo rimaniamo collegati al telefono così almeno riusciamo ad andare avanti. Io okay. Mi sento no. Sì, aspetta, metto in viva voce così anche Ugo può partecipare. Chiedo scusa agli ascoltatori, ma ho necessità di riavviare il PC. Perfetto. Va bene Flavio, okay. Vai pure avanti, vai tranquillo. Scusami dell'interruzione. No, figurati, può succedere anche nelle migliori famiglie, si dice, no? Sì, veramente. No, dunque, il problema è proprio questo, cioè noi dobbiamo avere la capacità e l'umiltà di saper rispondere anche a delle domande che sono logiche nel mondo d'oggi. Se fossero state fatte nel Medioevo, colui che faceva la domanda si ritrovava su un capestro o su una pila di legna, e quindi veniva bruciato vivo. Invece oggi è necessario, è fondamentale, perché abbiamo dimenticato le nostre origini. Noi facciamo questione, ci arrabbiamo, andiamo in televisione, no, il crocifisso non si deve togliere dalle scuole, e a Natale vogliamo fare il presepe, tutto quello che si sente soprattutto in questo periodo, nei periodi di Natale, succederà adesso anche nei periodi di Pasqua, no? Di far vedere che noi siamo cristiani, ma cristiani non siamo, perché se ci fanno una domanda non sappiamo rispondere. Questo è, diciamo, il succo del ragionamento. Sì, Rosario, Flavio, scusami. Sì, sì. Quello che intendevo chiederti, e credo che avremo modo di sviluppare questo argomento grazie ai tuoi interventi nel programma che affronteremo. La presenza di Gesù Cristo, così come di altri esseri illuminati, che sono stati proiettati sulla nostra terra, è stato sicuramente un progetto, un programma stabilito da una mente superiore che aveva deciso e comunque aveva stabilito di informare, di far studiare, come si dice, di far realizzare un'idea di religiosità, ma è solo un'idea, per imparare a riflettere all'essere umano, al genere umano, come poteva farlo diversamente. È solo in una situazione plurima, voglio dire, qualcuno come, insomma, voglio dire, i maomettani seguiranno Maometto e così via, ma è una maniera perché l'essere umano impari dalla religione a cercare se stesso,
È un programma, volevo chiederti. Ho capito, non avevo capito il senso della tua domanda. Evidentemente posto in questi termini ha un significato differente, certamente, è logico. Beh, vedi, Rosario, anche qui sarebbe da parlare, non fare una trasmissione, diciamo una serie di trasmissioni che durerebbero anni. Perché? Perché dobbiamo partire da alcuni concetti fondamentali. Io l'altro giorno ho assistito a un obbrobrio culturale, perché è avvenuto nella nostra zona, Miglino, il quale ha posto delle domande mi viene una parolaccia, però non la dico, ha posto delle domande infantili e di una ignoranza culturale che fa paura. Eppure Miglino è uno dei traduttori, uno che conosce l'aramaico, conosce l'ebraico, sa tradurre, ma il saper tradurre non significa conoscere la storia, conoscere la geografia. Lui si è permesso di dire: ma perché è strano che nei Vangeli i nomi, anche nella Bibbia, molti nomi sono italiani. È una cavolata grossa quando è una casa. Non conosce né la storia e non conosce neanche la geografia. Questo che significa? Perché ho portato questo esempio? Perché tutto sommato noi dobbiamo considerare che i libri sacri, quelli che noi conosciamo come libri sacri, sono stati scritti da degli uomini. Poi, se questi uomini fossero stati oggetto della bontà del Signore che gliele abbia in qualche maniera o dettati o fatti intuire, eccetera, questo è un discorso che riguarda la fede. Ma quello che riguarda la storia, dobbiamo considerare che certi libri sacri sono nati perché gli uomini potessero, attraverso l'educazione spirituale che derivava da questi libri, potessero evolversi in una certa maniera. Tutto questo sta certo in una mentalità, diciamo, in una mente raffinata e, diciamo, divina. Ma il dire che nel libro sacro c'è la storia, noi sbagliamo di grosso. Nel libro sacro c'è, diciamo, quello che dici tu, cioè, nel senso, c'è quel filo conduttore che porta l'umanità o un popolo a un determinato scopo, a una determinata fine, a un fine fondamentale. Infatti diceva un grandissimo rabbi ebraico, che però era spagnolo, che adesso mi sfugge il nome, 1200, diceva proprio questo. Lui si rivolgeva al popolo ebraico, diceva: colui che nega che credere nell'avvento del Messia non è necessario, non è un ebreo, anzi addirittura rinnega il padre Mosè. Quindi che significa? Significa che il libro della Bibbia è stato scritto, è stato fatto in modo tale che ci fosse un popolo che fosse capace di produrre un Messia. Questo è il concetto. Certo. È un'altra ipotesi che credo si debba sviluppare, sempre se tu vorrai aiutarci, è quella di comprendere quale struttura organizzativa spirituale possa essere attribuita a un essere, al più illuminato degli esseri, Gesù, se potrebbe individuarsi nel suo modo di essere una struttura terrestre, diciamo così, monarchica o anche costituzionale, una monarchia costituzionale, visto che diciamo un rapporto democratico sembra un po' lontano da distribuire fra i suoi apostoli. C'è un film, penso che sia premio Oscar, adesso non mi ricordo, si chiama, intitolava Segni di Gloria. Credo di sì. Praticamente della storia di un atleta
che era figlio di un pastore inglese, e il quale era contrario che il figlio andasse a correre in mutande sulla pista di atletica, che poi ha preso anche la medaglia d'oro. È un fatto reale. E Momenti di Gloria si chiama questo film. Praticamente nel momento in cui il padre deve soccombere al fatto che comunque il figlio partirà, e lo accompagna all'aeroporto e lo saluta in questa maniera: va tutto bene, però ricordati di una cosa, che il regno di Dio non è una democrazia. Questo significa che praticamente che ognuno non potrà mai continuare a fare come si pare in un regno, perché in un regno esistono delle leggi ben stabilite e chi comanderà sarà una sola, una mente unica. Questo che significa dittatura? No, significa dittatura, significa che esiste già nell'universo una mente monarchica, perché tutto ciò che funziona funziona non perché si sono messi d'accordo e c'è una democrazia, ma perché ognuno funziona perché funziona l'altro. I pianeti funzionano perché funziona l'altro pianeta vicino, la Luna funziona perché la Terra funziona, e così va, e così di seguito. Quindi questo piano di cui tu dici è già esistente, è già funzionante, è già in atto. È già in atto. Se no non lo chiameremo regno, e d'altra parte. Flavio, nei testi che tu citavi, che dovrebbero essere, detta così in maniera un po' semplicistica, il nostro manuale d'uso per la vita sostanzialmente, ma che pochi di noi seguono, dobbiamo purtroppo includerci tutti in questa situazione qui, è affermata a chiare lettere, affermazione che viene poi ripetuta anche durante le cerimonie la domenica in chiesa, è affermato più volte il ritorno di Cristo, un ritorno che oggi più che mai sembra essere assolutamente indispensabile. Non dimentichiamo che proprio ieri è giunta la notizia terribile della strage di bambini in Siria, bambini uccisi col gas. Questa umanità è degna del ritorno di Cristo, e il Cristo quando tornerà quale ruolo avrà? Il ruolo di giudice che noi ben conosciamo. Se dovesse tornare oggi, che cosa ne sarebbe di questa umanità? Questa è una domanda che bisognerebbe approfondire molto, molto di più, però voglio dire, dedicheremo diverse trasmissioni sicuramente. Antonella, il problema fondamentale è che oggi non crediamo più al ritorno di Cristo, ma noi non lo crediamo noi, ma non ci credono neanche coloro che sono preposti alla educazione spirituale. Parlo dei sacerdoti, parlo dei prelati, parlo dei grandi prelati, parlo addirittura diciamo del vertice della Chiesa Cattolica. E di conseguenza diventa anche difficile, e ci sono anche molte persone che io ho parlato con tante persone, poi tu sai, faccio conferenze, certo. In ogni conferenza io mi permetto sempre, no? Non proprio all'inizio, neanche alla fine, in modo tale che non è una domanda scontata, e faccio alzare la mano quante persone di voi hanno letto il Vangelo, e diciamo che non supera mai il 10% coloro che hanno letto il Vangelo, non che l'hanno studiato, letto. Quindi se il 10% dei cristiani, significa che praticamente non conosciamo assolutamente i valori che sono scritti in quelle parole che Gesù disse 2000 anni fa. Non li conosciamo. Questo è un primo dato di fatto. La seconda cosa fondamentale invece è che io credo non vorrei definirmi storico, da persona curiosa che guarda i fatti della vita, i fatti della storia dell'umanità. Da curioso vedo che nel mondo sono venuti tanti profeti, tanti esseri che hanno portato, che noi chiamiamo esseri cristici, cioè che hanno questo timbro, questo
questo segno di essere portatori di verità universali. Ne sono arrivati tanti sulla Terra, o sono stati uccisi o sono stati perlomeno classificati come portatori di religione, ma portatori di religione non sono stati, non ce n'è stato nemmeno uno. C'è stato uno che ha detto: da oggi in poi fondiamo una religione. Talmente è vero che religione nel Medioevo era considerata, cioè fondare una religione significava fondare un movimento, cioè significa, per esempio, i frati francescani hanno fondato una religione, i domenicani hanno fondato una religione, erano movimenti ecclesiali, ma non religione nel senso di qualcosa che lega la nostra vita con atto di fede, che potrebbe essere il cristianesimo, il buddismo, eccetera. Quindi la religione di per sé è un'opera umana, la religione è un'opera di uomini, è un'opera, una istituzione creata dagli uomini per dominare attraverso quell'elemento, la religione. Questa è la realtà dei fatti. Di conseguenza nel mondo sono arrivati tanti, tanti, tanti personaggi che avrebbero dovuto aiutare l'umanità ad evolversi. Era questo il compito di questi esseri. Il compito di questi esseri era portare al mondo la possibilità, attraverso un'esperienza materiale, esperienza spirituale, esperienza culturale, ad evolversi e diventare un mondo migliore, un mondo fatto di giustizia, di pace, di amore, eccetera. Tutti hanno predicato questo, tutti hanno predicato questo, anche Maometto, tutti hanno predicato questo. Il problema è che non è servito, o non è bastato, non è bastato neanche l'intervento di quello che i cristiani credono, il figlio di Dio che è venuto e si è sacrificato, non è bastato. Allora che bisogna fare? Dato che, abbiamo detto prima, questo corpo universale è legato a leggi incorruttibili, perché se un pianeta funziona è perché funziona l'altro pianeta, se l'altro pianeta fa una certa evoluzione è perché quell'evoluzione fa in modo da far funzionare altri pianeti, quindi questo è fondamentale. Nell'economia universale non ci si può permettere che ci sia un pianeta come la Terra che possa esplodere da un momento a un altro, perché questa è la realtà dei fatti. Quante bombe atomiche abbiamo? Quante migliaia di bombe atomiche abbiamo? Una volta io mi ricordo, quando ero ragazzo, che c'erano degli studiosi che diceva: siccome l'asse terrestre non è dritto ma è storto, è perpendicolare, e questa perpendicolarità dà dei difetti, basta pensare alle stagioni, eccetera, se noi lo mettiamo per dritto, no, funzionerà come funzionava molti secoli prima. E come si fa? Dice: basta mettere una bomba atomica qua, una bomba atomica là, e riusciamo a raddrizzarlo. Questo e l'asse era sposti, sì. Dicevano gli scienziati, cioè non è che dicevano, che diceva il calzolaio sotto casa mia, lo dicevano gli scienziati, che con le bombe atomiche si spostava l'asse terrestre. Ma se scoppiano 10, 20, ma non dico, ma anche 5 bombe atomiche contemporaneamente, vuoi vedere quanti assi terrestri si spostano? È stato spostato con un terremoto di 7° grado, esatto. Questa è la realtà dei fatti. Allora, siccome non ci si può permettere a livello fisico, non parlo a livello spirituale, che si distrugga un pianeta, è chiaro che qualcuno deve intervenire. Qualcuno deve assolutamente intervenire. E questo, sto facendo un discorso razionale, signori, non sto facendo un discorso spirituale di religione o di fede, sto facendo un discorso razionale di quello che tocco, di quello che vedo, di quello che analizzo. E quello di cui tu parli, purtroppo, è un pericolo che sta assumendo connotati sempre più concreti, soprattutto negli ultimi tempi. Ma parlavi tu giustamente poc'anzi di tanti esseri illuminati che
ci hanno fatto la grazia, mi verrebbe voglia di dire, di visitare il nostro pianeta portandoci un messaggio che purtroppo sembra essere caduto nel vuoto. Eppure questa comunicazione, nonostante la testardaggine e la scarsa capacità di comprensione dell'essere umano, è continuata anche con i messaggi mariani di cui tu sei profondo conoscitore. Sul tuo blog, perché tu hai creato un blog sul quale pubblichi svariati articoli, tutti estremamente interessanti, ne ho letto uno che mi ha particolarmente colpita, soprattutto per il titolo, vale a dire Medjugorje, la Madonna contesa. Sì. Contesa da chi, Flavio? E perché si ha voglia di contendersi la Madonna? Ma beh, logicamente quel titolo era provocatorio. Già dal titolo, direi. Doveva essere provocatorio. La Madonna contesa perché logicamente ognuno crede di aver trovato la verità in questi avvenimenti che sono nati in Jugoslavia, ex Jugoslavia. E è contesa perché qualcuno ci crede e altri no. È contesa perché la grande affluenza di fedeli, enorme affluenza di fedeli, che sta superando quelli di Fatima e quelli di altri centri religiosi, ha fatto sì che la Chiesa non è mai intervenuta nel dire se quelle apparizioni sono vere o sono false, però tende a fare in modo che quell'affluenza di fedeli non sfugga al suo controllo, questo vuoi dire? Non si fermi certamente. Io ho sottolineato il fatto che il Vaticano abbia mandato un inviato speciale a Medjugorje, il quale deve intervenire sulla situazione pastorale. Noi sappiamo che la situazione pastorale è retta da sempre dai vescovi. Ogni diocesi ha il suo vescovo, ha il suo vicario, ha i suoi monsignori, ha i suoi preti, i suoi diaconi, i quali sono addetti proprio a questo, a far funzionare la pastorale cattolica. E perché si manda un inviato speciale proprio a Medjugorje? Questo è un problema, diciamo, grave, di carattere grave, non solo per il vescovo di Medjugorje, no? Perché il monsignor Perice non ci crede, non ci ha mai creduto alle apparizioni mariane. Ha sostenuto che fossero delle montature sin dall'inizio. Sì, infatti lui non ci ha mai creduto alle apparizioni mariane, e di conseguenza sembrerebbe scavalcare il vescovo titolare attraverso un inviato della Santa Sede. Ma nel frattempo la Santa Sede però non si pronuncia, non dice se è vero o non è vero, e questo significa proprio il contendersi del potere che si può avere su quella gente, su quel popolo di fedeli. Questo che mi fa un po' rabbia, cioè non si contende il fatto la Madonna è mia, la Madonna è tua, qui si contende un pubblico, il controllo, una massa di fedeli che vanno lì, vanno a pregare. Sono sicuro, io ho avuto molti colloqui durante i miei studi con prelati, con teologi eccetera, ho passato al telefono molte ore cercando di capire alcune cose. E uno mi diceva: guarda, io credo che già qualcosa sta avvenendo, perché il fatto che la gente ha bisogno di andare a confessarsi e di prendere la comunione significa che si sta riavvicinando a quelli che sono, diciamo, i dettami fondamentali del cristianesimo. Il cristianesimo significa amore
e significa comunione con Cristo e con i fratelli. Già questo, diciamo, è un buon segno. Però al di là di questo c'è una massa di persone che vanno, che spendono i gadget e gli alberghi e i pullman, cioè, oh ragazzi, ci sta economia lì sopra, non ci stanno chiacchiere, parliamoci chiaro, sta economia. Adesso io non voglio dire che tutto quanto è male, però c'è molta economia lì sopra, tanta. Certo. Verrebbe da chiedersi, Flavio, chi educa gli educatori? Perché se gli educatori... Ugo, hai fatto una domanda che non saprei neanche come risponderti, perché vedi, voi sapete che io collaboro anche con la produzione di documentari, certo, Mano sul Fuoco, se c'era, quindi collaboro sia come consulente storico e ogni tanto come comparsa, per cui ho sentito, ho ascoltato moltissime interviste, le ho ascoltate, le ho analizzate, molto spesso, ecco, molte me le sono copiate, ce l'ho qui in computer, non ve le faccio vedere perché altrimenti, ma soprattutto quello che è fuori onda, che è molto più importante. Però ci sono all'università, non dico quale università, comunque l'Università del Vaticano di Roma, ci sono tante università di teologia, e praticamente ci sono professori, coloro che spiegano, che educano e che spiegano teologia agli alunni. Quando parliamo di alunni, quando si arriva a Roma non ci sono ragazzi di 20 anni, ragazzi, quando si arriva a Roma significa che si è già fatti 4 anni di teologia, 4 anni di teologia dopo il liceo, significa finito l'università, poi si va a fare il dottorato, che sono altri 5 anni, quindi sono già maturi, persone mature che vanno alle università del Vaticano o Vaticane o di Roma, diciamo generalmente. Ebbene, questi professori, vi dico soltanto la conclusione generale, non vi sto a spiegare le parole precise, dicono che è importante, la cosa importante è che bisogna essere uniti alla Chiesa, che è il contenitore della moralità attraverso il quale l'umanità può migliorare la società stessa, senza necessità che ci sia un Cristo Dio o un Cristo figlio di Dio. L'importante è che ci sia una persona che ha parlato, che ha dato delle istruzioni, anche se questa persona non è neanche esistita storicamente, l'importante è che ciò che è mantenuto in piedi della Chiesa vada in qualche maniera appoggiato, e quindi attraverso l'appoggio della Chiesa, attraverso l'unione con questa Chiesa, si va avanti alla moralizzazione dell'umanità intera. Questo è il segno delle persone che stanno insegnando in questo momento alle università. Certo. Durante il nostro percorso conoscitivo, credo che sia io che Antonella saremo curiosi di chiederti, fra le altre, una delle cose che credo sia la domanda delle domande, e cioè questi esseri illuminati, parlavamo prima di un probabile temporaneo fallimento per quello che era il compito loro, cioè quello di educare, illuminare, far crescere, come è possibile che una perfezione possa sbagliare? Credo che nel percorso conoscitivo dovremo affrontare anche questo, perché come si può spiegare il fallimento di una struttura super intelligente? Il fallimento può essere programmato come motivo di crescita, ma non credo possa vedersi come fallimento perché hanno sbagliato. Tu che ne pensi? Guarda, Ugo, praticamente hai già risposto da solo. Io mi ricordo che qualche tempo fa un ragazzo mi ha fatto vedere un video
in cui si diceva, in cui il barbiere diceva al cliente, diceva: io non credo in Cristo. Il cliente dice: perché se Cristo fosse vero, tutto ciò che ha detto fosse vero, non ci sarebbe, insomma, nel mondo le guerre, non ci sarebbero la fame nel mondo, non ci sarebbe niente, i bambini che muoiono. Quindi evidentemente quello che ha detto non porta frutto, non porta diciamo cose buone, cioè nel senso la gente non segue perché non è realistico. Perché lui il giorno dopo si presenta allo stesso barbiere, gli porta un cappellone, gli dice: ho concluso che non esistono i barbieri. E lui: il barbiere ci sono io. E ma no, perché, scusa, se esistessero i barbieri non andrebbero in giro cappelloni. Allora lui ha capito che tutto sommato non è il portatore di verità che sbaglia, è l'uomo che non accetta, cioè è l'uomo che non mette in pratica, è l'uomo che non riesce a diciamo a canalizzare nella vita pratica ciò che gli viene insegnato a livello spirituale. Questo penso che sia la realtà dei fatti, insomma, ecco. Non chi insegna, vai a chi studia, non chi insegna. E credo che anche bisogna considerare, come diceva prima, accennava prima Antonella, se questi tempi sono tempi utili per un ritorno di un nuovo Gesù, un Gesù magari più tecnologico, un Gesù più moderno, un Gesù più comunicativo, o comunque che abbia una maniera diversa di comunicare, perché credo che la situazione che abbiamo ora, che versa ora sul territorio terra, non sia dissimile in senso peggiorativo rispetto a quella di allora. Ugo, io l'ho detto, come diceva Cecco D'Ascoli morendo sul rogo, io l'ho detto, l'ho scritto e quindi ci credo, no? Mentre moriva dice: io l'ho detto, l'ho scritto e quindi ci credo. Perdonatemi se vi interrompo, scusami Flavio, c'è Massimo che ci chiede la linea per una notizia urgente. Bene. Appena battuta, vediamo un po'. Massimo, sei in ascolto, ci senti? Non vedo più Massimo però infatti non lo vedo nemmeno io, quindi attendiamo magari che Rosario lo colleghi nuovamente in diretta. Ci ha scritto in chat, ecco perché mi sono permessa di interromperti, Flavio, continua pure. Ecco, adesso c'è. Ecco, sì, ora c'è. Colleghi nuovamente in diretta, ci ha scritto in chat, ecco perché mi sono permessa di... Massimo, sei dei nostri? Sì, alle 19.21 vi do subito questa notizia appena battuta, è un lancio che ho preso qui dal televideo. Dunque, Stati Uniti, attacco Siria, terribile, vedrete. Trump torna a condannare l'attacco. Trump torna a condannare l'attacco chimico terribile di ieri sera in Siria, il peggiore da quando il conflitto nella nazione medio orientale è esploso oltre 6 anni fa. Lo ha detto il presidente USA dallo studio ovale della Casa Bianca, dove ha accolto il re di Giordania Abdullah II. Lo condanno, è terribile, vedrete, ha detto Trump. A chi gli ha chiesto come Washington intenda agire nei confronti del regime del presidente siriano al-Assad per gli USA, responsabile dell'attacco. Dunque non so cosa pensa di fare questo Trump, lo avete sentito anche voi quando parla, che non è una persona, diciamo, almeno a mio avviso, come dire, è una persona, insomma, che non dà per niente sicurezza. Proprio gli Stati Uniti dovrebbero stare zitti, visto e considerato quello che hanno fatto negli altri stati, quando praticamente hanno detto: portiamo la democrazia, esportiamo la democrazia in Iraq, nei Balcani, eccetera. E poi abbiamo visto cosa c'è adesso. Provate ad andare a vedere in Iraq, vi faccio solo questo
questo esempio, bambini, e qui penso che Fabio Ciucani può confermarmi, bambini ridotti ai minimi termini perché sono stati cresciuti in mezzo alla radioattività dei bombardamenti d'uranio impoverito, non solo sono tutti quindi deformati, non solo, questo è successo anche in altre zone dove sono intervenuti gli Stati Uniti e non solo, con tutti i suoi amici di Marenda, le altre nazioni. Poi in alto e medio e basso Adriatico, quando rientravano dai Balcani, sganciavano gli ordigni a uranio impoveriti, questi non sono esplosi, quindi praticamente sono depositati nel fondo dell'Adriatico. Poi quando la corrosione andrà avanti, queste sostanze emergeranno e avremo un Adriatico praticamente inquinatissimo, dove si dovrebbe vietare la balneazione. Questo non lo dice mai nessuno, eppure è così. Ricordo ad esempio un pescatore, se ne parlava proprio oggi con un mio collega di Chioggia, che lo conosce, un pescatore che durante lo scarico dei pesci nella barca sono scese anche di queste bombe d'uranio impoverite, queste bombette, dove una gli è scoppiata nella mano e l'ha ferito gravemente, eccetera eccetera eccetera. Questa è la situazione. C'è un'altra notizia che viene battuta adesso, ve la do così proprio al volo. Assad, assassino suo è l'attacco. Ecco, viene fuori anche questo qui, che questo poi è uno dei bugiardi di prima categoria, la falsità alla luce del sole. È tutto per il momento alle 19.24, restituisco la linea, poi vedremo se avremo altri aggiornamenti nell'edizione delle 22. Grazie Massimo. Flavio, purtroppo, come abbiamo potuto ascoltare, le notizie che giungono sono sempre meno rassicuranti. Certo, sono rassicuranti perché questa società non è più capace di dare delle assicurazioni alla popolazione, perché questa società è comandata, è retta e amministrata da persone che cercano soltanto il potere e il denaro. Non c'è l'altro giorno, parlando con ogni tanto, sai, mi fermo a parlare con la gente per strada e mi chiedono queste cose, perché poi leggono quello che io scrivo o anche per sentito dire, sai, io sono nato qui, non è che sono nato a Kathmandu, per cui la gente mi incontra, ho letto, ho scritto, ma che è questo stupido che dici, e allora se ci si parla. E mi diceva, mi ricordava, parlando dei politici, che quando andò in America a sottoscrivere la pace, il nostro primo ministro si fece prestare il cappotto, non c'aveva neanche il cappotto, non c'aveva neanche il vestito per andare in America all'epoca, finita la guerra. Non so se vi ricordate, io sono anziano, voglio dire, me lo ricordo. E oggi, cavolo, non il cappotto, qui si fregano anche le mutande dei cittadini, cioè ci mandano nudi, cioè c'è un ruba ruba generale. Quindi è cambiata la politica, è cambiato l'interesse che ci sta attorno alla politica. Perché? Perché l'importante è avere il potere, e quindi avere l'economia e vivere in una situazione da nababbi. Non solo quelli gli arabi vivono da nababbi, anche i nostri senatori, i nostri onorevoli, Trump fa ha le sue aziende, però voglio dire, l'importante è vivere in quella situazione. Vivere in quella condizione a discapito però di tutto il resto dell'umanità. Non c'è più l'umanità, oggi non esiste più l'umanità, oggi siamo in piena dittatura oligarchica. Dittatura oligarchica, lo ripeto un'altra volta, siamo in piena dittatura oligarchica. La gente questa non lo capisce, perché l'importante è uscire, andare all'iperstanda o l'iper qualsiasi che sia, avere la possibilità di scegliere tra 10.000 prodotti che sono uguali,
di scegliere, quindi hanno questa intuizione che loro sono liberi perché scelgono. Ma scegliene che cosa? Scelgono che cosa? Scelgono soltanto quello che c'è da comprare, non quello che c'è da fare. O quello che c'è da vivere. Spendere, certo, loro sono liberi. Sono liberi. Oggi io mi ricordo che, cazzo, sai, mia moglie ogni tanto dice: non devi parlare del tuo tempo, parla del tempo attuale. È vero, però la piazza era la piazza. Quando noi ci ritrovavamo, ragazzi, ci ritrovavamo in piazza. La piazza era il momento di ritrovo, il momento dello scherzo, il momento dell'incazzatura, il momento della politica, il momento della manifestazione. Era la piazza. Oggi la piazza è la piazza del supermercato, la piazzetta del supermercato, dove si fanno le feste, dove si fa il carnevale. Cioè il paese è morto, la vita del paese è morto, perché non c'è più politica, non c'è più azione, non c'è più proposizione, perché l'importante è andare nei luoghi dove si spende. Qualcuno in chat, anonimo 7306, dice: ritorniamo agli extraterrestri? Ricordiamoci che la Chiesa Cattolica non rappresenta la realtà evangelica. In che senso ritorniamo agli extraterrestri? No, cioè, voglio dire, vabbè, sì, è chiaro. Diciamo questo, che io sono certo che credo che nell'avvento del ritorno del Messia, perché è fondamentale. In questo momento non c'è nessuna possibilità di risoluzione dei problemi umani. Diceva il Mao Zedong ai suoi, diceva che si sentiva impossibilitato di fare nuove leggi perché c'era la burocrazia che gli si metteva contro, come succede oggi in Italia. Uno fa la legge, c'è la burocrazia che non dirama spiegazioni, non mette in pratica le leggi. E c'è, l'altro giorno ho fatto cagnera con una persona, con un funzionario che mi chiedeva lo stato di famiglia. Io ho detto: lo stato di famiglia non te lo do, perché esiste una legge che io faccio un'autodichiarazione. No, mi serve lo stato di famiglia. A te non serve lo stato di famiglia, perché c'è una legge che, allora, se tu vuoi lo stato di famiglia, me lo metti per scritto, mettimelo per scritto, io vado dai carabinieri e ti denuncio. Esiste una legge, perché devo andare io al comune a fare un documento che non me lo danno? Poi io ti faccio l'autodichiarazione, esiste per legge l'autodichiarazione. Questa è una sciocchezza, una piccola sciocchezza. Per dire, ritorniamo a Mao diceva: non riesco a fare la legge. Allora, per fare le leggi, per cambiare questa Cina, bisogna distruggere tutto e ricominciare da capo. Lui ha cominciato a farlo, però purtroppo chi è venuto dopo di lui ha ricominciato a fare quello che si faceva prima. A parte questo, voglio dire che siamo nella impossibilità di cambiare. Noi non riusciamo a cambiare. Se voi pensate un attimino a ciò che bisogna cambiare, un attimo, sono le cose più stupide, e vedrete che dice: questo è impossibile, questo è impossibile, questo è impossibile. Nella impossibilità necessita che qualcuno ritorni, e quel qualcuno è colui che ha detto: io ritornerò con potenza e gloria. Dopo, logico che lui, non si può, essendo lui il re di solito è seguito da una schiera di soldati, di militari. Adesso, se queste schiere di angeli, che noi chiamiamo angeli, il radioascoltatore sicuramente ha capito che sono quelli che noi oggi chiamiamo extraterrestri, e sicuramente questi verranno ad appoggiare il loro re. Certo. Questo è un discorso che è lungo. Flavio, sono le 19. Ecco, l'ho appena accennato, non voglio assolutamente, diciamo, perdere tempo, prolungarmi in questo argomento qua. Dimmi, Antonella. Sentiamo male. Antonella è partita, è andata con gli extraterrestri. No, Antonella è andata. Antonella, ci sei? Scusami, Flavio, perché sentono male. Antonella?
Ci sentono male perché arriva, si arriva male forse nel, da loro. Va bene, Rosario, che dobbiamo fare? Niente, allora sono le 19.33 in questo momento, insomma la trasmissione va a finire, quindi insomma le tue spiegazioni sono state molto interessanti. Ecco, sono caduti in questo momento, hanno avuto lo stesso problema di prima secondo me, adesso cerco di riprenderli in linea, soltanto un attimo e vediamo cosa succede. Sono discorsi che si fanno e si è, non, e vanno approfonditi, no? Certamente, insomma è chiaro che detti così diventa semplice frasi, però vanno approfonditi perché oggi siamo impossibilitati di cambiare e abbiamo bisogno dell'aiuto più grande che ci possa essere, cioè il ritorno di colui che ha promesso che sarebbe tornato con potenza e gloria, quindi con tutta la possibilità, tutta la potenza che lui ha per cambiare. Guarda, Flavio, riprendo io Massimo, dunque questa è una speranza che ci dai alla fin fine. No, non è una speranza, è una certezza. Sì, appunto perché è una certezza, allora ecco che apre una speranza per dire qualcuno verrà a fare giustizia, a sistemare le cose al loro giusto posto. Non so cosa troverà tutte le situazioni nefaste che l'uomo di questo pianeta ha combinato. Certo. Tu parlavi del mare, il mare è una cosa di cui non se ne parla, mai se ne parla. Di quello che sta succedendo nel mare, per cui è un grande problema. Certo, guarda, parlavo proprio oggi con un collega, come ti dicevo prima, che lui è parente di questo pescatore che ha avuto questo problema, che gli è scoppiata in mano sta bomba ad uranio impoverito, sta bombetta, diciamo così, da come ho capito, è un cilindro un po' allungato da quello che spiegava. E quindi ecco, questo fa pensare, pensa giù in profondità quante ce ne sono, che quando poi si rompono. Tu sai benissimo come me, io li ho visti questi bombardieri che passavano, facevano paura quando andavano in scorso. Tu sai come è sistemata la nostra sede, quindi stai in collina, per cui la sera nel tardo pomeriggio vedevamo e sentivamo questo quasi con la pancia sul mare passavano questi bombardieri e facevano quel rombo assordo che faceva paura soltanto a sentirlo. Quindi li ho visti quando tornavano, tu sai benissimo meglio di me che non possono atterrare se hanno bombe in pancia, perché se devono scaricare, e scaricavano in mare. Infatti mi collegavo con quel discorso. Bene. Parliamo della plastica, parliamo delle navi che sono state affondate apposta perché avevano del materiale radioattivo e del materiale inquinante. Parliamo dell'isola di plastica che sta al largo delle isole Canarie. Cioè, esiste la monnezza dappertutto. Siamo un pianeta diventato un immondezzaio. Allora, Flavio, un attimo soltanto, scusami Massimo, Antonella e Ugo sono di nuovo tra di noi, chiediamo scusa, ma abbiamo avuto dei problemi. Redivivi, come si dice, tra di noi. Chiedo scusa, insomma, ci sono stati problemi di linea con Bari questa sera. C'è qualcuno che ci mette lo zampino, mi viene voglia di dire, però noi torniamo. Allora, vi restituisco, come dire, la microfonia. Così saluto anche Flavio Ciucani, ecco, con una frase che lui diceva in alcune conferenze che mi sono sempre rimaste impresse, parliamo ancora, credo, primi anni 90. Nel Medioevo. Quando dicevi giustamente, no? L'uomo non ha neanche capito che non deve inquinare l'acqua che poi dovrà bere, non deve inquinare l'aria che poi deve respirare, non deve inquinare la terra che poi dovrà mangiare i frutti che la terra gratuitamente, tra l'altro, ce li dà. Ecco, è proprio questo. Al terzo millennio l'uomo di questo pianeta non ha neanche capito queste cose elementari. Vabbè, Antonella.
Massimo, quanto è vero quello che dici, ma mi pare di poter affermare con un certo grado di serenità che questa è un'umanità votata all'autodistruzione. Avrei voluto, Flavio, farti altre domande, soprattutto sull'integrazione di cui tanto si parla e tanto si proclama, ma purtroppo sono le 19:38. Questo argomento lo dibatteremo durante le trasmissioni. Ricordo ai nostri ascoltatori che sabato 8 aprile alle 9:30 parte su Radio Saiuz, 9:30 del mattino, lo sottolineo perché è la prima trasmissione in mattinata di Radio Saiuz. Alle 9:30 con Flavio Ciucani cominceremo questo nuovo ciclo di trasmissioni intitolato Cristo tra storia e mito. Quindi invito tutti i nostri ascoltatori a volerci seguire. Flavio, come sempre, e come avete potuto ascoltare, è estremamente chiaro nelle sue spiegazioni, quindi chiunque può partecipare attivamente con le proprie domande. In chiusura ricordo agli ascoltatori il nostro indirizzo di posta elettronica info spazio aperto chiocciolagmail.com, la nostra pagina Facebook e la replica di questa trasmissione, correggimi se sbaglio Rosario, giovedì alle 18? Sì, andrà in onda il giovedì alle 18 la replica della trasmissione. Ecco bene, quindi ci ho preso. Benissimo, io ringrazio tanto Flavio Ciucani per essere stato con noi questa sera e per aver accettato la proposta di essere con noi in questa nuova avventura che partirà da sabato. Grazie tante Flavio, grazie davvero. Grazie a voi, scusate se magari nell'esposizione sono stato irruento e impreciso, però... questa è la mia caratteristica. È per questo che ci piaci. Grazie e buon lavoro, Flavio. Grazie, grazie mille, grazie. Un bacione a tutti, un bacione a tutti quanti i radioascoltatori. Grazie, ci risentiamo sabato mattina alle 9:30. Ringraziamo Rosario Moreno per averci seguiti con la regia da Treviso. Ringraziamo Massimo Bonella, editorialista di PianetaOggiTV.net da Venezia. E ringraziamo soprattutto gli ascoltatori ai quali diamo appuntamento per la diretta delle 22 con Osservatorio Antimafia. Questa sera saranno con noi Aaron Pettinari, il caporedattore, e speriamo anche Giorgio Bongiovanni. Per intanto vi ringraziamo e vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Arrivederci a tutti. A dopo. Arrivederci.